L'arte è una dimensione fuori dalla realtà, quindi è uno spazio, diventa uno spazio come ho cercato dentro la mia scultura, ho cercato che diventi uno spazio, oltre che essere una figura umana interpretata. La scultura c'ha il dono di poter vivere fra noi. Noi non possiamo entrare in una pittura. Ci possiamo entrare, ma falsificando la terza dimensione anche noi. Se noi, per entrare in una pittura, qualcuno ci deve dipingere. La scultura, noi la percorriamo. Già dall'inizio ti costringe la scultura a scendere forse in una cantina buia, a cercare fango, a cercare la creta è fango, a cercare fil di ferri per fare un'armatura. Tutto un lavoro che la pittura salta a piedi pari. Dopodiché hai bisogno di molte persone che continuino nel lavoro per te, perché sarà tradotta in bronzo e allora viene una fonderia con rapporti umani, con la spiegazione di quello che vorresti raggiungere te nel caso. È una fatica, la pittura è nella solitudine del tuo ragionamento, sei solo te con un problema metafisico, diciamo, se c'hai il problema metafisico. Sono sempre stato interessato a questo volume interno, che c'era la possibilità con il bronzo di avere questo volume interno, che era come qualcosa dove potesse abitare un essere, come dimora di un altro essere interno, come quello che sentiamo noi dentro di noi stessi, che sentiamo che c'è qualcosa di più che non il corpo e basta, no? Poi ci ho messo delle frasi un po' letterarie che sono dei momenti poetici ma rielaborati. È sempre un'elaborazione letteraria di qualche cos'altro, ma diventa tua quando la rielabori, come la scultura d'altronde è la stessa cosa. Decidi di interpretare un corpo umano, però ognuno fa alla sua maniera, c'è un'interpretazione. Ognuno di noi lascia una traccia, in ogni caso, era anche un po' quest'idea che lasciava una traccia, chi passa lascia una traccia. È come fino dall'uomo primitivo delle caverne, che lascia le tracce delle sue mani nella caverna, addirittura la mette attaccata al muro e ci spruzza con la bocca un colore perché rimanga un negativo. Anche a me mi interessava il negativo di lui, l'interno di lui. L'esterno poteva essere, può essere così, non ho bisogno di entrare nell'anatomia. Mi bastava che rendesse il senso della gabbia, questo essere che sta dentro, che non sai se è in prigione o se è protetto.